Final Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch dove farò dirette e anche sul mio gruppo Telegram, così restate sempre aggiornati. Oggi farò la prima impressione di Mason Ikkoku, questo manga di Rumiko Takahashi, edito dalla Star Comics al prezzo di 7 euro, questa ovviamente è la Perfect Edition. La copertina è abbastanza rugosa, come andavano di moda abbastanza nei primi anni 90, inizio degli anni 90, per la Star Comics, 90-2000 in verità, che tutte le Perfect Edition più o meno l'ha fatte con questa copertina un po' rugosa. È carino, che anche qua come i disegni sono fatti tipo ad acquarello, mi piace molto. Siamo in questa... questi appartamenti in un'unica casa, in un diciamo condominio, per appunto Mason Ikkoku si chiama, dove qua incontriamo Kyoko-san, lei la ragazza, una giovane ragazza che entra per appunto in questa casa per fare l'amministratrice dei vari appartamenti. Al suo interno ci sono personaggi alquanto strambi e bizzarri. Quello più normale è un giovane ragazzo di nome Godai che sta in quel periodo sta facendo l'esame per andare all'università, nonostante abbia già fallito la prima volta e quindi ha perso un anno, e quando vede Kyoko si innamora perdutamente fin dalla prima volta. Poi c'è Akemi, che è una ragazza donna diciamo che non dico dei facili costumi, però non si vergogna di andare in giro mezza nuda, fuma, beve, eccetera, eccetera. Pensa solo a festeggiare, così come Yotsuka, un altro inquilino, che anche lui pensa sempre solo a bere, a festeggiare, nonostante lui dica che va a lavorare tutti i giorni, prende e parte con una valigia, ma effettivamente nessuno sa che lavoro faccia. Però la sua grande passione è sbirciare gli altri, guardare gli altri. Abita per appunto in parte a Godai e ha bucato la parete, ogni tanto fa capolino dall'altra parte e gli ruba in principal modo il cibo e il bere, ma non lo fa solo con lui, anche con altri inquilini sbircia. Poi c'è una madre che si chiama Cinose, con il suo figlio Kentaro, e suo marito non si vedrà mai all'interno del manga, tranne una volta una sporadica apparizione in un capitolo, se no nessuno prima allora l'aveva mai visto, né sapeva che faccia aveva, perché era sempre al lavoro. Quindi qua la trama è proprio come questi personaggi interagiscono tra di loro. Ci sono situazioni, non dico tanto comiche, però spesso malintesi, equivoci, fraintendimenti, qua la fanno dalla padrone in questo bellissimo manga. Particolarmente tra Kyoko e Godai, perché Kyoko è vedova, nonostante sia giovane, quando andava al liceo si è innamorato del suo maestro, si sono sposati, ma è morto poco dopo. Il maestro era il figlio del proprietario di questa magione, e quindi lei quasi sente in debito e va per l'appunto a lavorare in questa Mason Ikkoku, e per appunto incontra tutti questi personaggi. Lei farà i lavoretti, ripara il tetto di qua di là, sistemerà, pulirà, eccetera eccetera. Però Godai ovviamente è innamorato, però è un eterno, come dicono loro, incapace, che non va davvero fino in fondo. Lo fa intendere, ma diciamo un po' che ha paura ad ammettere i propri sentimenti, a diglielo, perché ha paura di sentirsi rifiutato, nonostante durante in preda a un'ubriacatura gli dirà che è innamorato di lei. Però lei, la ragazza, pensa ancora al suo vecchio marito, è ancora innamorato del suo vecchio marito, Soichiro, che ha chiamato anche il suo cane come Soichiro, come suo vecchio marito, e quindi sarà ancora eternamente legata a questo suo vecchio marito, lo ricorderà sempre, sarà sempre triste, nonostante sia i genitori di lei, ma anche il suo suocero gli dica che deve rifarsi una vita, deve trovare un nuovo marito, e
inizia a nascere un po' di sentimento tra i due, devo dire. Però la ragazza non è onesta con i suoi sentimenti, né ovviamente col ragazzo. A me queste cose, ecco, non è che mi piace tanto. A me piace le persone quando sono oneste e le cose le dicono chiaramente in faccia, senza star lì, non dico giri parole, ma far finta niente, perché rischi solo di perdere quella persona. Io sono dell'idea che se una persona ci tieni, glielo devi dire e faglielo capire, e non aspettare che sia l'altra a dichiararsi o restare, perché non te lo puoi aspettare. Se te continui a far aspettare una persona, prima o poi questa si stanca, anche se è innamorata. Ovviamente non ci sono solo loro come protagonisti. Troviamo Mitaka, che è un insegnante di tennis della ragazza, che anche lui si innamora a prima vista, e nascerà spesso situazioni assurde, equivoci, assurdi, malintesi tra loro tre, per appunto un triangolo amoroso, nonostante la ragazza non si decida mai, sempre indecisa, per questo per quasi 4 anni, anzi forse 5, è sempre indecisa e non prenderà una decisione fino alla fine del manga, ovviamente, perché è quello. Poi ci sono altri, anche c'è una ragazza che è innamorata per appunto di Godai, che penserà di essere fidanzata con lui, anche se per 3 anni non ci sono neanche mai toccati, però è un altro personaggio che fa creare molti equivoci e malintesi in questo marasma che c'è. E poi c'è anche il fatto che lui durante l'università farà l'insegnante part time in una scuola, stessa situazione che ha visto la ragazza Kyoko con suo ex marito. Infatti, per l'appunto, una ragazza, una studentessa, si innamora appunto di Godai e proverà a convincerlo a mettersi con lui, e anche lì un'altra volta nasceranno sempre malintesi. C'è ovviamente un lieto fine, non è proprio drammatico fino alla fine, però è un seinen molto bello. L'ho letto sempre molto volentieri, non mi ha mai annoiato, nonostante sembra alquanto banale che le situazioni tendono sempre a ripetersi, però devo dire che non ti annoia mai. Però ecco, non c'è azione, non è un battle shonen. Però ecco, mi è piaciuto davvero tanto, anche se, come ho detto prima, io preferisco le persone più dirette. Non mi piacciono quando fanno troppi giri di parole. Più un'occasione mi veniva l'ansia per loro, per dirgli: ma sbrigati a dirglielo, fa qualcosa, non star lì zitto, non lasciare che questi malintesi continuano, tira fuori le palle e diglielo. E anche lei è abbastanza testarda, gelosa, spesso gelosa, nonostante dica che non gli interessi niente, però fa la gelosa, la preziosa, testarda, molto testarda, però si capisce che ci tiene, e quindi è molto molto bello, mi è piaciuto davvero tanto. Scegliere tra Inuyasha e Misori Koku è difficile, perché per me sono due manga completamente diversi ed è difficile fare un paragone, dipende molto dalla situazione psicologica che ha il lettore, probabilmente per immedesimarsi in certe relazioni e situazioni. Secondo me Misori Koku, essendo un seinen, e magari per persone un po' più mature lo apprezzano di più rispetto comunque a Inuyasha, che è uno shonen, quindi va più per i ragazzi, però molto molto valido. Io vi invito comunque a recuperarlo, perché è un'opera davvero fatta bene. Io vi ringrazio, se il video è piaciuto iscrivetevi, mettete like, noi ci vediamo ai prossimi video.